Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come sempre cambio sfondo perché sapete che mi piace sempre cambiare, devo sempre cambiare un pochino i luoghi dove io faccio i miei video. Bando alle ciance, oggi voglio rispondervi a una domanda molto importante che mi fate praticamente sotto quasi ogni video, e cioè come io edito i miei video. Per rispondere a questa domanda ci vorrebbero tipo 10 ore di video, ma noi giustamente non le abbiamo, anche perché io lo devo editare e quindi non va bene. Però cercherò in questo video di riassumere quello appunto che io faccio quando vado ad editare un video. L'editing del video è un mondo praticamente enorme, è un mondo molto oscuro in certi punti di vista, perché comunque richiede una certa conoscenza, una certa professionalità. Dipende sempre appunto dall'uso che voi dovete farne del video, se dovete montarlo per caricarlo su YouTube, se dovete montarlo per caricarlo non so dove, se lo dovete dare a qualche amica, o se magari fate un lavoro appunto di montaggio dei video, ma non penso che state guardando questo video. Io il programma che utilizzo per editare il video è Sony Vegas Pro 12. Ci sono altre versioni, però utilizzo il 12 perché il mio computer sopporta solamente quello, perché comunque è un bel programma e quindi ho bisogno di parecchio spazio e comunque anche di un computer abbastanza potente per appunto salvare i video. Lo utilizzo in inglese perché penso che ci sia solamente in inglese, non vorrei sbagliarmi, però è facile, quindi riuscire subito a capire come bisogna utilizzarlo, anche perché i comandi sono sempre quelli, e se riuscite poi a impostarli sulla tastiera meglio ancora, perché è più facile il lavoro. E poi un'altra cosa molto importante è che io non sto facendo oggi un tutorial, ma vi sto mostrando solamente quello che faccio io quando edito il video, e soprattutto ci tenevo a dire che sono autodidatta, ho imparato da sola ad utilizzare il programma attraverso video su YouTube. Quindi non vi preoccupate, è facilissimo, basta che voi scrivete su YouTube per esempio come editare il video, oppure direttamente Sony Vegas, e vi usciranno tantissimi tutorial appunto che vi spiegano come usare Sony Vegas. E per quanto riguarda i settaggi particolari, e io appunto sono andata per tentativi, quindi man mano ho utilizzato prima un settaggio, poi un altro, per vedere qual era migliore per i miei video, qual era migliore soprattutto per la mia fotocamera. Quindi dovete un po' provare, magari vedete appunto su YouTube le varie impostazioni per salvare il video e vi rendete conto e vi regolate qual è migliore per voi. Un'altra cosa molto importante è che anche in fase di editing bisogna avere tanta pazienza, perché ci vuole comunque abbastanza, specialmente quando si montano per esempio dei vlog, che quelli sono lunghissimi, sono tante clip, quindi armatevi di tanta pazienza. È una cosa che secondo me bisogna fare perché veramente si vuole fare, perché si ha la voglia e perché piace. A me piace editare video e stare lì quanto tempo nel appunto dare un buon risultato. Non mi piace mettere così le clip a casaccio e fare dei video a casaccio, preferisco non fare video proprio appunto sul canale, sia che magari rimane vuoto, però preferisco dare dei video montati in maniera decente. Se volete sapere come io registro i video, con che fotocamera li registro, come mi organizzo per registrare i video, a me piace tantissimo guardare video del genere, fatemelo sapere perché magari ve lo posso registrare. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Allora, eccoci qui, quindi quello che vado a fare io è prendere una clip che ho già inserito nel programma, e ho imparato a fare questo sempre tramite YouTube, quindi tramite i tutorial che ho trovato su Sony Vegas, ed è quello di fare proprietà, disable resample, non vabbè, lasciamo stare, non mi chiedete il motivo, però visto che il video viene migliore, quindi lo faccio, e poi vado a praticamente a utilizzare dei filtri particolari perché voglio correggere appunto il video che ho registrato. Quindi quello che vado a fare io è, se è troppo scuro, utilizzare un filtro di luminosità, che di solito è questo qua, che è quello più leggero, e vado anche a diminuire il valore perché questo è troppo alto, sarebbe troppo non naturale praticamente. Vediamo 0,70, penso che per adesso vada bene. Guardate la differenza tra prima e dopo. Quindi poi andiamo ad inserire un filtro, altro filtro color corrector, ed è sempre questo, e io ce l'ho salvato come mio perché praticamente sempre tramite un video che adesso non mi ricordo ho questi valori qui che sono diversi rispetto a quelli normali, e forse anche questi ho cambiato, anche poi se casomai bloccate il mio video e ve li segnate se vi piace. Questa è la differenza tra prima e dopo. E poi diciamo che andiamo a mettere quest'altro filtro Sharpen, che ho sempre io modificato, infatti c'è scritto mio, e lo vado ad inserire qui. Guardate come cambia subito, ed è impostato da 0,50. Guardate, vi faccio vedere, guardate come cambia, adesso diciamo tipo offuscato, nuvoloso dico io, e dopo è più netto.
e quindi niente, poi vado a fare il lavoro di tagliare, tipo così, lo taglio, lo ritaglio dove non mi serve e poi questo per esempio lo elimino e quindi adesso abbiamo il video già sistemato, diciamo. Tutti gli effetti poi particolari che vado a inserire, tipo per esempio, non lo so, se metto il bianco e nero, tipo se voglio fare questa clip in bianco e nero, basta che metto il bianco e nero sempre come filtro e lo vado ad inserire. Se voglio fare gli zoom che ogni tanto faccio, questa è una cosa anche che ho imparato man mano, e cioè vado qui nella parte di sinistra e ci sono due opzioni: o da qui io gestisco la finestra, cioè quindi in questo caso la rimpicciolisco o la ingrandisco, ok, come voglio, magari se voglio mettere di fianco qualche altra immagine, quello che magari voglio sistemare. E invece per fare l'effetto zoom, che di solito vedete nei miei video, vado qui proprio sulla clip dove c'è questa specie di quadratino e faccio questa cosa. Praticamente qua mi dà il tempo della clip, in questo caso dura 7 secondi. Io gli vado a dire in quale secondo mi deve rimpicciolire la clip, quindi vado a cliccare due volte su, così molto a caso, vado a prendere questo angolino qui e vado a stringere così. Guardate come fa già la clip più piccola. Poi di nuovo un altro clic qui e di nuovo vado a fare ancora più piccola e qui vado ancora a fare più piccola. Quindi vi faccio vedere adesso come viene, e viene così. Un'altra cosa che mi chiedete è come faccio a inserire le animazioni tipo ai video americani, ecco, non so se mi sono spiegata. Allora, ci sono dei video già preimpostati su YouTube e basta che voi scrivete green screen e praticamente vi trovate tutti quanti i video con lo sfondo verde, il classico sfondo verde che utilizzano anche nel cinema per poi cambiare, diciamo, i colori di sfondo. Potete utilizzarlo sul vostro video, vi faccio vedere come. Quindi io ho scaricato vari video, appunto, vedete come sono tutti quanti verdi, e prendo per esempio, che ho scaricato da poco, che sono sul Natale, e poi semplicemente se voglio che siano messi sopra alla mia immagine, non faccio altro che creare un altro livello, quindi insert video track. Questo livello qui adesso andrà, qualsiasi cosa io metterò su questo livello, mi andrà sopra questo mio video. Se invece il livello lo metto giù, andrà sotto ovviamente, quindi non lo vedrò mai. Quindi mettiamolo sopra, qui, e andiamo a inserire appunto il video che io voglio vedere. Questo è un video appunto a tema natalizio. Come vedete ha lo sfondo verde. E appunto fa vedere, guardate, queste sono le transizioni che utilizza in questo video. Alla fine del video la ragazza mi inserisce la parte verde, dopo che mi ha fatto vedere com'è. Quindi che vado a fare? Vado a tagliare la parte che mi serve, questa, taglio la clip, elimino la clip precedente che non mi serve a niente, nella parte verde dovrebbe uscire la mia faccia, quindi vado qui dove c'è scritto Event Fix, per capirci, non dobbiamo fare altro che cliccare qui, andare sulla contagocce e prendere il verde, e come magia sono apparsa io con la mia faccia. Quindi vi mostro così, parte la transizione con la mia faccina, vedete? Che carina! Ok, poi fatto questo, ovviamente se c'è il blu fate la stessa cosa sul blu, però non cambia assolutamente niente. E poi vabbè, ci sono altre cose, tipo per esempio se devo mettere i titoli li metto tranquillamente da qui, sempre dal programma, vado ad inserire il testo. E poi magari lo faccio girare, sempre con le stesse cose che avete visto. Quindi io i video li edito così. Ovviamente poi sistemo anche il volume, e da qui si possono alzare, si può alzare il volume, si può abbassare, si può modificare. Ecco, la parte del volume ancora sono un pochino ignorante perché non la conosco. E poi qui si può inserire sempre la musica, nello stesso modo comunque abbiamo inserito il video. Quindi questo è quello che faccio in grandi linee, perché ci sarebbe da fare tipo 10 ore di video sull'editing appunto del video. Se avete altre domande in particolare scrivetemele giù qua nei commenti, così vi posso rispondere, magari vi faccio un video più dettagliato se avete altri dubbi. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!